l'ospite del giorno è... venerdì, è il 22 marzo e come annunciato c'è con noi l'avvocato Andrea Agostini. Buongiorno avvocato, come va? Buongiorno amici, bene, benissimo, assolutamente, bene. Commentavo con l'avvocato pochi secondi prima di andare in onda. Dice, avvocato, stamattina veramente proprio sull'orlo siamo arrivati perché Skype ci dava questi... Però avvocato, visto l'argomento che siamo pronti per trattare, lei stamattina ha una bella patata bollente perché sì, è una cosa che ha fatto discutere molto anche i nostri ascoltatori quando l'abbiamo lanciato come argomento. La vicenda dei bagni gender neutral alla Bocconi... E questi ragazzi che hanno deriso questa situazione, scissimo, andiamo tutti al bagno insieme. E una, è arrivata la sospensione di 6 mesi addirittura per questi ragazzi. Allora, avvocato, questa è una cosa che, con la quale dobbiamo prendere confidenza, oppure no? Lei è insomma un po' lì all'interno delle stanze del potere, oltre naturalmente al fatto di essere avvocato. Ma che cosa deve fare un genitore quando si trova di fronte a una situazione del genere? Allora, è difficile stamattina. Carina questa. Allora, qui stanze del potere teniamole fuori. No, va bene, per dire. Limitiamoci al discorso puramente giuridico. Sì. Da un punto di vista sociale, la questione della Bocconi, dei bagni gender neutral o genderless, sostanzialmente bagni neutri, traduciamola, bagni per tutti, bagni indifferenziati. Cioè, senza più uomo o donna, per far capire. Un bagno unico. Perché sembra che si stia facendo chissà che. In realtà è il bagno unico dove vanno tutti, in definitiva. Come accadeva a chi non aveva la possibilità di avere più bagni, in definitiva. Non mi sembra più un ritorno al passato che un balzo verso il futuro, se non per il clamore della cronaca, nel senso che al bagno degli uomini, al bagno delle donne, al bagno dei diversamente abili, al bagno dedicato ai minori più piccoli, no? Eccetera, un bagno gender neutral, cioè per chi non si riconosce nel sesso binario, maschio o femmina, in definitiva. Quindi terzo genere, altro, chiamiamolo come vogliamo, però vuol dire questo. Alla fine è un bagno indifferenziato dove vanno tutti. Io non ci trovo niente di così clamoroso. In realtà non è assolutamente una novità questa della Bocconi. Ci sono già altre università, altri enti pubblici che hanno bagni così. All'estero, in Inghilterra o nei paesi del nord Europa, è una realtà anche abbastanza diffusa. Quindi in realtà non mi sconvolge. Peraltro vuol dire anche non conoscere quello che è il punto della questione gender nell'università, cioè ad esempio già nelle università e molte università, ad esempio per quello che ne so io in tutte le università marchigiane, c'è la carriera alias per gli studenti, che sostanzialmente vuol dire che quando è avviato un percorso di transizione di genere, no? Semplificando, biologicamente sono uomo ma mi sento donna ed avvio un percorso per avere un nome, un'identità sessuale da donna, ecco, la carriera alias vuol dire che posso avere un nome di elezione che scelgo io, nel mio caso è abbastanza semplice, Andrea uomo donna ci rientri sempre, ma sempre nel caso tuo da Freddy a non so, Eleonora, Federico, sì, uguale. Da Federico Eleonora, ok, e puoi avere il tuo nome, l'identificazione con il tuo nome sul libretto universitario e un nuovo indirizzo mail, però è pure vero che i provvedimenti ufficiali, i documenti ufficiali riporteranno sempre il tuo nome, perché questo è un documento che ha un valore legale interno all'ateneo e non esterno. Ma ti dirò di più, a gennaio di quest'anno il ministro Valditara, che è della Lega peraltro, ha sottoscritto con i sindacati il contratto collettivo nazionale istruzione e ricerca, e in questo c'è proprio il riconoscimento di un'identità alias per i docenti. Anche qui i provvedimenti formali, tipo quelli disciplinari, la busta paga, la matricola, rimangono al sesso biologico, mettiamola così, al sesso anagrafico. La possibilità però c'è per il professore o la professoressa di avere questo nome di lezione, un fascicolo personale dedicato, e questa differenziazione la ritrovi non lo so, nel cartellino di riconoscimento, la posta elettronica, la targhetta sull'edificio, che ne so, se c'è una tabella dei turni esposta al pubblico, ecco, lì potresti trovare anziché il tuo nome Federico e il tuo nome Leonora, perché l'hai deciso te e hai sottoscritto un accordo di riservatezza confidenziale con l'istituto.
Quindi il tema della, dell'identità di genere, il diritto della riattribuzione del proprio sesso per superare una disforia di genere, no? Questo disallineamento tra il vissuto interiore e l'aspetto esteriore, sono diritti acquisiti. Cioè, basti pensare che nella la procedura, no, per la modifica anagrafica del sesso risale già una legge dell'82, poi c'è un decreto legislativo del 2011, e nel frattempo la cosa è cambiata, perché prima dovevi cambiare, essere autorizzato a cambiare chirurgicamente il sesso; fatto questo potevi chiedere il cambio anagrafico del nome. Adesso invece le cose possono essere chieste insieme e non è necessario il cambiamento chirurgico per avere il cambiamento anagrafico. Basta dimostrare la serietà di questo percorso di transizione e la volontà irreversibile di questa transizione. Servono documenti medici, un colloquio col giudice e un trattamento ormonale, una perizia endocrinologica, insomma una cosa estremamente seria, per carità, non in leggerezza. Quindi in realtà, tornando a bomba, la questione della Bocconi non mi muove, semmai un altro aspetto mi colpisce. Cioè la sanzione a questi ragazzi che hanno messo alla berlina queste iniziative in definitiva, e con questa iniziativa anche l'università, tant'è che l'università interviene con una sanzione pesante, 6 mesi, insomma sono veramente tanti. A me quello che preoccupa è che ci si dimentica proprio in ambito universitario dell'articolo 21 della Costituzione, cioè il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, che poi è anche diritto di critica, ma anche critica sguagliata, anche una critica veloce, non troppo pensata, come quella ormai a cui siamo abituati dai social, no? C'è un mutamento anche della sensibilità nella critica, e quindi si tollerano sempre espressioni ormai più forti, no? Anche poco meditate dal punto di vista critico, quale potrebbero essere state le uscite di questi ragazzi. Allora a me quello che colpisce è che si voglia impedire la libertà di critica di questi tre ragazzi con una sanzione peraltro assolutamente pesante, fuori misura. Ma l'università parla di derisione, cioè, avvocato, cioè nel senso... Ho capito, ma è derisione, ma io non posso ritenere, ripeto, per me non hanno fatto niente di straordinario all'università con questi bagni, cioè non vedo proprio la questione, la considero una cosa normale dal mio punto di vista, anzi è un ritorno al passato quando c'era un bagno solo per a tutti. Casa, esatto. Un bagno solo negli uffici, quindi insomma è un andare indietro, non andare avanti. Però lì c'erano le figure sulle porte, adesso non ci saranno, sì, più, certo. Non ci sono più. No, in realtà adesso che hai più bagni hai delle figure dedicate a questo tipo di segnalazione, cioè di questo bagno neutro, cioè c'è il simbolo uomo da una parte, il simbolo donna da un'altra, e c'è un simbolo che è un ibrido tra, sì, i due, sì. O la scritta LGBTQIA+, eccetera, però insomma si cercano dei simboli ibridi, no, unire entrambi, questo almeno è quello che risulta dal punto di vista grafico. Però che uno non possa fare una satira anche sguaiata di critica di un'iniziativa del genere, francamente è questo che mi preoccupa. Cioè deve rimanere sacrosanto il fatto che se io la penso diversamente, anche se dico una corbelleria, la penso diversamente, ho diritto di dirla, ma ci mancherebbe pure. Lei dice e che... poi addirittura, prego, prego. E poi addirittura mi si impedisce di studiare, mi si impedisce di andare a scuola, mi si impedisce di fare esami. E beh, l'educazione, perché comunque i genitori dicono che è la libertà di espressione, questo, i genitori, questo mi colpisce, questi tre ragazzi, i genitori, cioè, daremo battaglia nelle sedi opportune. Quindi secondo lei l'avvocato che si prende questa gatta da pelare ha possibilità per fare in modo che questi vengano reintegrati? Sì, cioè si parla di libertà quando vado a prevedere, no, il bagno terzo, ma non è più libertà se critico un'iniziativa del genere? Cioè c'è un po' di confusione, Bene, si fa per dire, insomma vedremo come andrà a finire, perché è una cosa ormai da qualche tempo va avanti, ma ogni tanto spunta fuori dalle cronache e va a finire piano piano, torna in prima pagina. Noi abbiamo avuto la consulenza dell'avvocato Andrea Agostini, per la quale naturalmente lo ringraziamo, grazie avvocato sempre per affrontare questi argomenti spinosi che a lei piacciono tanto. Però assolutamente, e da una radio libera non si può che sostenere la libertà d'espressione, grazie anche avvocato, e anche poco pensato. Certo, infatti, a venerdì prossimo, avvocato Andrea Agostini. Buona giornata, buongiorno amici. Radio Linea numero 1. Perfetta in radio, in TV o sul tuo smartphone. Radio Linea numero 1. La radio che ascolti. E vedi.